Podcast, prima che inizi questa nuova puntata, volevo dirvi di non perdervi il video speciale che uscirà domani alle 14, perché daremo un annuncio super importante. Non dite a nessuno, ma dobbiamo fare un incontro, la camera credo farà un incontro. Vabbè, vi diciamo tutto domani alle 14. Seguiteci anche sul nostro profilo Instagram per altri spoiler. Bene, inizia la puntata, ciao! Ebbene, il primo concorrente di questa nuova edizione di LOL che verrà eliminato è proprio Mike! Che cosa? Sei eliminato? No! Accidenti, la battuta di Daisy era buona! Vittima numero uno. Mamma mia, Daisy, te fai paura, oh. Cioè, veramente, ma stammi proprio lontano, oh, ma sei proprio la serial killer di sto gioco. Stammi lontano, lo dici tu a me? Sicuro? Vabbè, che c'entra, è un costume di scena. Ah, conosco quel ragazzo come le mie borse. Mike l'ha fatto apposta, non vedeva l'ora di andarsene da questo gioco. E ci credo, con Glitter che gli starnazza sempre nelle orecchie. Ah, peccato. Beh, devo ammettere che è stato divertente, sì. Mi sarebbe piaciuto andare in finale con i miei amici, ma bene così, ho fatto un'esperienza. In bocca al lupo a tutti. Che spero che vinca. Jimmy, sì, Jimmy se lo merita. Chi sarà la mia prossima vittima? Vediamo. Penso sarà Betty, sì. Beh ragazzi, ma aspettate a cantar vittoria, perché oggi vi lancerò una sfida nuova. Perché penso che dovrei avere paura? Perché ho pensato apposta per te. Cosa? Non è vero. Allora, prenderete la parola solo con questo cappellino da rapper e potrete parlare solo a tempo di musica. Ma stai scherzando? No. Forte! Mi piace! Vabbè, io non posso mettere il cappello, il corno di unicorno! Vabbè, allora chi lo può mettere lo mette, chi non lo può mettere non lo mette. Guasta feste! Beh, che il gioco abbia inizio! Buona fortuna a tutti e mi raccomando, non ridete! No, io non lo prendo quel coso. Allora non puoi parlare! Ma dai, scherziamo! Ma sono le regole della sfida! Mi spiegate come faccio a eliminare Betty se non posso parlare? Metto il cappello? Sì, è che non voglio metterlo, non voglio cantare. Oh, inizierò io. Jimmy? Sono Jimmy Jay, yo. Yo, bro. Sono Jimmy, sono carino e mi prendo cura del tuo mistino. Sì, yo, Jimmy Jay. Da qua. Ma... Jimmy Jay, ma che sei a D? Ma non lo vedi che non sei rappa? Non lo sai fa? Non lo sai fa? Sì, ma questo non mi fermerà. Non sarò il più bravo o il più intelligente, ma sono simpatico e avvenente. Beh, proprio avvenente non tanto mi sa. Insomma, guarda, ti sembri un barbapapà. Ok. Trattenere le risate con Claudio è più difficile di quanto io voglia ammettere. Ehi ragazzi, non scherziamo. Io questo ragazzo lo amo. Oh, questa cosa mi ha fatto venire in mente. L'unicorno paccio! Sono l'unicorno paccio! Daisy ha preso il cappello canterino. Già, è l'unicorno paccio. Io dico che non ce la fa. Non ce la fa, guardatela, è impossibile. Non sa spiaccicare una parola cantando. Parla la Betty, purtroppo, parla. Non sa di che cosa parla. Di lei non ci si può fidare. E nulla ci possiamo fare. Ti pare?
guerra. Sapete chi sono? Io sono innamorata di te. Per tutte le borse firmate. Non posso crederci. Sto cuore d'apparteno. Ragazzi, io sono sciocco basito. Possiamo fermare un attimo il gioco? Perché non sto capendo. Ma che le è successo? Ma quale demone si è impossessato di lei? Tu sei troppo bella, tu sei una stella, Daisy. Daisy. Oh cielo, Betty. Sguardo tenebroso, un teschio coccoloso, Daisy. Io non so cosa dire. Sono ancora sotto shock. Sì. Tu sei tutta vita mia. Sto cuore batte solo per te. Oh, e lo sapevo. Allora quanti di voi sono scoppiati a ridere? No, sentite raga, però c'è un applauso, se lo merita. Io non lo so che devo dire. Sono sotto shock. Complimenti, Betty. Non sapevo di questo tuo talento. Betty? Gennarino? Sei un mondo da scoprire. Un mondo che non ha senso, però va scoperto. Brava. Dunque, la persona che giustamente, perché io stavo schiattando dalle risate dietro le quinte, la persona che ha riso alla straordinaria, inaspettata e mamma mia performance di Betty è stata Claudio. Ma io per questo le volevo fare l'applauso, sapevo, cioè speravo avesse riso anche qualcun altro prima di me, però cioè brava Betty, no veramente io non ce l'ho fatta, ma poi un'espressione fantastica, no, non si poteva, basta. Daisy, prendi esempio. Daisy? Penso sia ancora sotto shock. Beh, che dire, continuate, magari insomma scopriamo, che ne so, che Jimmy sa cantare in tedesco, boh. Potrei provarsi. Penso ci sia qualcosa nell'aria, ma qualcosa proprio di serio. Ma forse quei funghi sono dei funghi allucinogeni che stanno avendo effetto sui miei amici. In the spada, spin the spy, spin the spada, su. Ma per tutti gli arcobaleni. Va bene, Jimmy, basta così. Il pavimento mi sembra abbastanza bagnato adesso. Oh, scusate, sapete, ecco. Oh, Marino, perché non provi tu? Io? Certo. Ecco, tieni. Io non... Forza, Marino! Va bene, d'accordo. Beh, dopo tutto, se l'ha fatto Daisy, posso farlo anch'io. Dunque, quindi? Sì, ci sono, un attimo. Sono una ragazza molto, molto ricca. Io posso comprare quello che mi pare. Guarda che capelli, guarda che stile. Tu non lo puoi avere? No, non lo puoi avere. Ok, d'accordo, nella mia testa sembrava buona, però mi rendo conto che... E che con rap non ci sai fare, mi dispiace, puoi sbagliare. Col tuo stile qui non vale. No, non ci sai fare, puoi avere dei diamanti, borse, scarpe luccicanti. Però proprio non puoi far ridere tutti noi. No, non ci riesci, sai, hai anche dei difetti, sei troppo vanitosa. Ed anche un po' gelosa, oh amica, ti rispetto. Ma cambia tutto questo, perché io non riderò mai e tu il gioco perderai. Melanie già ripare. Daisy è ancora sotto shock. Tom sente che parla una ragazza che non sa nemmeno cosa vuole da sé. Dai, brava Marina. Ed in tutto ciò
Io ti eliminerò! Che cosa? Oh, andiamo! Mai prendersi gioco di Marin e i suoi orecchini scintillanti. Potrebbe togliere il suo regale corno d'unicorno da quel divano? Oh, ma certo, nobile Betty Burg! Chiedo perdono se il mio corno d'unicorno ha urtato la vostra sensibilità!